ci sono stati degli elementi che mi hanno affascinato veramente. Uno è proprio questo qua. Veramente una follia la bellezza di questo posto. Cioè, io non avevo avuto contatto tanto con l'Italia rurale. Questo è un paese che ha una scorza dura, i suoi abitanti sembrano non preoccuparsi di niente, di riuscire a reagire in maniera positiva sempre a tutte le cose che succedono. Noi all'inizio eravamo molto fragili perché ci siamo percepiti in questo territorio come degli stranieri, dei forestieri che arrivavano a portare qualcosa di strano, il teatro contemporaneo, no? È stato lungo il percorso per cercare di guadagnare degli spazi di comunicazione con loro. Chissà se ci siamo riusciti, non abbiamo ancora una risposta su questo. L'idea di prendere la vicenda del Green Meschino, un racconto che fosse per noi la metafora di quella che è un po' la natura del cittadino di Castigliano, e noi ci siamo trovati ad interrogarci su quale fosse il cuore di questo paese e la sua origine, che è la stessa domanda che si fa al Green Meschino nel suo peregrinare. Dopo di aver fatto il sopralluogo, soprattutto nella chiesa, c'erano delle donne che pettinavano la Madonna. E qui noi abbiamo avuto un'illuminazione. All'interno c'era questa scena surreale che raccontava Mamadou, c'erano dei teli di plastica che coprivano le sculture principali, uno strato di polvere che mostrava il passaggio del tempo, ma un tempo bloccato. Ogni cambio, sia personale ma sia anche a livello sociale, genera sempre un momento di pausa, un momento di riflessione, di introspezione. Poi dall'altra parte abbiamo l'idea della migrazione, soprattutto considerando che siamo in un contesto dove quasi la totalità delle persone che vivono a Castigliano sono nate e cresciute qui, quindi mettendo in relazione il nostro migrare con il loro restare. E infatti l'opera prende poi spunto da questo per fare una serie di riflessioni sia sulla bellezza del luogo e sia sull'idea del restare o del non restare. Primo movimento, chiamata all'avventura. Nel caso del Guerin Meschino, egli volle partire per conoscere chi fossero i suoi genitori. Ma io sono solo, in questo grande mare. Secondo movimento, incontro col mentore. Una delle guide che il Meschino trovò sulla sua strada fu l'oste. Tra costui a indirizzarlo verso la Sibilla. Terzo movimento, avvicinamento alla caverna con le corde. Ma io ti giuro, per quello Dio che fece il cielo e la terra, che io non mi arrenderò mai e non smetterò mai di cercare finché avrò trovato la mia origine. E ti giuro che per queste tue parole tu morrai per le mie mani. Da dove siamo? Di che cosa si è fatti? Qual è la nostra origine? Qual è la vostra origine? In questo luogo siamo stati accolti, siamo scivolati in una sorta di oblio, in un presente euforico. Entro, pomeriggio al bar, tanti bicchieri, campetto di calcio, tutti le bestemmie, incontri assurdi. Forse basta questo per entrare in un mondo speciale. Forse la cosa che ci rimane di più di questa esperienza è il tramonto che si vede dalla piazza San Pietro di Castigliano.